Buonasera, tra poco nel nostro telegiornale il piano anti-ndrangheta varato dal governo e le perplessità su di esso espresse dal procuratore aggiunto della DDA Nicola Gratteri ed ancora la sanità con le tante pecche che si registrano in Calabria. Parleremo della questione rifiuti, un'altra grossa grana per la nostra regione, di politica, di teatro e di tanto altro ancora, subito dopo il nostro sommario. Vi aspetto. Non è affatto convinto il procuratore aggiunto della DDA di Reggio Calabria sull'efficacia del piano anti-'ndrangheta varato dal governo. Non servirà a nulla, ha detto ai nostri microfoni. Interventi ortopedici e traumatologici bloccati a Paola. Mancano gli anestesisti. Pazienti trasferiti in strutture private. Garantite solo le urgenze da pronto soccorso. Disagi per i malati. Ci sono solo due discariche disponibili in Calabria, Pianopoli e Cassano. Se dovessero fermarsi, i rifiuti torneranno a riempire le strade delle nostre città. Firmata l'ordinanza di proroga per i siti privati. La nostra regione si colloca al terzo posto nella speciale classifica per libri scaricati dal web. È emerso nel corso della presentazione della Fiera del Libro, in programma a Catanzaro dal 19 al 27. Oltre 10.000 fedeli hanno partecipato nel giorno della mamma alla manifestazione a Paravati in ricordo di Natuzza. Preghiere e canti per la mistica calabrese. Ancora buonasera e ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Si continua con la politica dei proclami per la Calabria. I calabresi sono assuefatti, rassegnati. Parole pesanti, quelle rilasciate ai nostri microfoni dal procuratore aggiunto della DDA, Nicola Gratteri, che in attesa di vedere l'attuazione dell'annunciato piano anti-'ndrangheta varato dal governo, ne evidenzia limiti e debolezze. Ce ne parla Marisa Fallico. Sono passati 20 giorni dalla presentazione del piano speciale contro la 'ndrangheta varato dal governo e la Calabria attende quel potenziamento di uomini e mezzi annunciato che dovrebbe dare manforte ad una lotta che appare sempre più impari, attese le capacità di infiltrazione, collusione e corruzione della potente mafia calabrese, con 160 cosche censite e ben 4.389 affiliati. Un piano salutato da più parti come innovativo, ma bocciato da chi di 'ndrangheta se ne intende. Per lui parlano le centinaia di inchieste e processi fatti, vale a dire il procuratore aggiunto della DDA Regina Nicola Gratteri, che con il solito stile chiaro e incisivo ne evidenzia le debolezze. A me non convince perché il ministro Alfano ha dichiarato di inviare in Calabria 800 uomini in più, letteralmente. Intanto non ha detto quando rimanda. Intanto non ha detto da dove li prende questi 800 uomini, perché è importante sapere dove li prende, perché se sono uomini che vengono da fuori, gli deve pagare la missione e non ci sono i soldi per pagare 800 trasferimenti. Oppure li prendono dal capitolato degli straordinari e quindi tra un mese in Italia non ci sarà più la possibilità per le forze dell'ordine di fare straordinario. Oppure a settembre incominciano a finire le scuole di polizia e quindi che manda 200-300 uomini, agenti semplici. Noi in questo momento in Calabria abbiamo bisogno di gente in grado di scrivere informative, notizie di reato. Perplessità che investono anche la prevista creazione di cinque hub, centrali logistiche e organizzative internazionali, Parigi, Bucarest, Brasilia, New York, Teheran. Una vera e propria rete di esperti per la sicurezza all'estero con 50 uffici per la ricerca di latitanti e l'individuazione di attività economiche criminali. La mafia non è a Parigi, la mafia è sulla Costa Azzurra, l''ndrangheta è sulla Costa Azzurra, quindi semmai lo dovrebbe mandare a Nizza o a Marsiglia. Ha detto di mandare un esperto a Teheran. Non pervenuta, non mi risulta che a Teheran ci sia l''ndrangheta. Semmai mi meraviglia come non ha pensato la Germania, Belgio, l'Olanda, la Spagna e il Portogallo.
Amara la considerazione finale di Gratteri, che oltre a essere uno dei massimi esperti del fenomeno, un magistrato in trincea da decenni, è anche un calabrese legato alla sua terra. La cosa che mi fa rabbia è questo continuare a fare proclami per la Calabria e a prendere in giro i calabresi. E i calabresi sono, purtroppo ai noi, sono assuefatti a queste cose, a ciò che viene detto. La sanità adesso e le sue tante pecche. A Paola, interventi ortopedici e traumatologici bloccati perché mancano gli anestesisti, pazienti trasferiti in strutture private. Rosalba Baldino. Da stamattina un via vai di ambulanze dall'ospedale di Paola per il trasferimento dei pazienti ortopedici da sottoporre ad intervento chirurgico. Al San Francesco non è più possibile effettuare operazioni programmate in ortopedia, garantite solo le urgenze provenienti dal pronto soccorso. Mancano gli anestesisti, il problema esiste da tempo, dunque non è possibile procedere. Così i malati sono stati trasferiti in strutture private, nei corridoi dell'ospedale della città del Tirreno, pazienti smarriti e medici impotenti. A Paola infatti ci sono gli ortopedici ma mancano gli anestesisti, al contrario a Castrovillari ci sono gli anestesisti ma mancano i medici. L'ultimo pensionamento sarebbe di questi giorni, pare si vada verso la chiusura della divisione di ortopedia nella città del Pollino. La situazione sarebbe così delicata che stamattina il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale Gianfranco Scarpelli si sarebbe recato sul posto per una riunione, un vertice d'urgenza per trovare la soluzione. Non si potrebbero, è la domanda, conciliare le due esigenze e far funzionare l'ortopedia in un presidio pubblico, un ragionamento logico che si scontra con un'altra logica che è quella dei territori di appartenenza e che di fatto, scusate il gioco di parole, genera l'illogica circostanza di medici costretti a non lavorare da una parte ed anestesisti costretti ad incrociare le braccia dall'altra, ad avere la peggio, come al solito i cittadini sballottati da una struttura all'altra. Non va meglio all'Annunziata di Cosenza, dove si paventa la chiusura dell'unità operativa di emostasi e trombosi. A sollevare il problema, a segnalarlo alla nostra redazione, è una paziente, Silvana Cundari, che chiede rassicurazioni e sottolinea la validità di un centro che, le parole sono sue, oasi nel deserto per i malati, curarsi un diritto da difendere. E proseguiamo con la sanità, con l'ulteriore tentativo per salvare la situazione dell'ospedale Annunziata di Cosenza. I medici che da oltre 4 mesi sono in stato di agitazione per protestare contro le carenze di organico, strutturali e organizzative scrivono per la terza volta al ministro della Salute Beatrice Lorenzin e chiedono un intervento urgente del governo centrale. Ci racconta tutto Anna Franchino. Nonostante le mancate risposte alle due precedenti missive, i medici dell'Annunziata di Cosenza non demordono e dopo aver preso carta e penna hanno messo nero su bianco le problematiche che attraversa l'azienda ospedaliera Abruzia e hanno inviato nuovamente la lettera al ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Le argomentazioni sono sempre le stesse, e cioè la carenza di organico, strutturale e organizzativo che rendono difficile lo svolgimento del lavoro e che non forniscono un servizio idoneo ai cittadini che, sempre più numerosi, si rivolgono al nosocomio cosentino visto il ridimensionamento e in alcuni casi la cancellazione dei presidi ospedalieri sul territorio. Nella lettera denuncia in cui si accusa il ministro di non aver raccolto l'invito dei medici a far visita all'Annunziata, toccando così con mano la reale situazione in cui si è costretti ad operare, viene evidenziato che si è preferito andare a Reggio a conoscere una sanità virtuale piuttosto che venire a Cosenza, scrivono, dove c'erano e ci sono ancora numerosi problemi irrisolti. Nella lettera inoltre vengono snocciolate le cifre dei voti di organico, di personale medico ed infermieristico, ma anche le altre emergenze che l'ospedale dell'Annunziata è costretto a fronteggiare giorno dopo giorno, ora dopo ora. Quella che i medici restituiscono al ministro è la fotografia di un hub in sofferenza che non potrà reggere ancora per molto. Quello che chiedono in estrema sintesi è un intervento immediato del governo centrale, in quanto l'ospedale peggiora di giorno in giorno. Le chiediamo, scrivono, un segno tangibile di interesse e di chiarezza verso noi medici calabresi, magari inviando a Cosenza una commissione ispettiva
per verificare la situazione estremamente difficile che viviamo, per darci una speranza di futuro e per dare un po' di fiducia ai tanti cittadini che ancora credono nel sistema sanitario pubblico. Ed ora un'altra emergenza, quella che riguarda i rifiuti. La Regione si muove in due direzioni. Da una parte stipula un accordo con la Campania dove ogni giorno saranno spediti al costo di 156 euro ciascuno 500 tonnellate di spazzatura. Dall'altra proroga di 6 mesi l'ordinanza che consente agli impianti di ricevere fino al 50% in più del quantitativo nominale autorizzato. Tra discariche sotto sequestro e siti ormai saturi, si tenta così di evitare che il sistema entri nuovamente in crisi. Una nuova emergenza graverebbe sulle spalle dei cittadini esasperati e stanchi di pagare per servizi non adeguati. Sentimenti questi che a Cosenza hanno portato in strada centinaia di persone. Il punto nel servizio di Emilia Canonaco. Mentre suonano i tamburi e il corteo voluto dal comitato Decidiamo Noi attraversa le strade di Cosenza, c'è un'ordinanza regionale nuova di zecca. La firma Gioco Forza è quella della vicepresidente Stasi. Scorrendo le 16 pagine del documento non è difficile capire perché i cittadini esasperati chiedano un deciso cambio di rotta. Ne volete una prova? Basta andare a pagina 8, dove, tra le altre cose, si legge che l'intero sistema regionale dipende da due sole discariche, quella di Cassano e Lo Ionio e quella di Pianopoli, peraltro in via di esaurimento. Ecco perché qualche mese fa la Regione non ha avuto altre possibilità che autorizzare lo smaltimento di rifiuti anche in impianti privati. Siete il comitato della Presila, avete fatto una battaglia molto, molto importante per Celico, per tutta la Sila. È una battaglia durata mesi dove si è visto praticamente mamme, cittadini scendere in piazza. E oggi siamo qui appunto per dire no a una gestione privata dei rifiuti, basta col business sui rifiuti. In verità si era approvato anche con un'altra strada, stoccaggio a Bucita di Rossano e poi Porto di Corigliano per far viaggiare via mare le balle dei rifiuti, ma alla fine non se ne è fatto niente. La battaglia l'avete vinta, signora? Per noi sì. Sì, perché è stato ritirato il bando, loro dicono per un cavillo burocratico, ma non è vero, non l'hanno voluto ammettere che avevano fallito. Quindi per noi è stata una grande soddisfazione. Dovrebbe invece concretizzarsi il progetto di costruzione di una piattaforma per lo stoccaggio e l'imballaggio a Bisignano. Non a caso il grosso di chi sabato pomeriggio ha manifestato a Cosenza arrivava proprio da quel comune. No alla piattaforma. Perché? È proprio il centro dove si coltiva tutta la verdura. Noi veniamo dalla terra e vogliamo la nostra terra pulita. Noi non vogliamo andare via dalla nostra terra. Terminato il corteo, raccolti gli striscioni e spenti i megafoni, resta da gestire l'eterna emergenza. Già, perché l'elenco di pagina 7 dell'ordinanza parla chiaro. Pianopoli è stata ferma per settimane, la differenziata non è partita, la discarica di Melicucca è sotto sequestro, Scalaceli non è operativa a causa strada e i siti di Crotone, San Giovanni in Fiore, Agli e Casignana sono ormai esauriti. Risultato? Eccolo qui, nero su bianco a pagina 3. Le discariche pubbliche e private potranno ricevere per altri 6 mesi la quantità eccedente i limiti nominali autorizzati dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio della Regione. E questo è quanto. La politica adesso con il diario elettorale curato dal nostro direttore Attilio Sabato. Nonostante ci sia lo sforzo di rappresentare una certa disponibilità al dialogo pensando al dopo, Forza Italia e il nuovo centrodestra trovano sempre l'occasione per pizzicarsi. Naturalmente lo scenario è quello delle regionali d'autunno. Cominciamo. Il coordinatore del partito di Alfano, Gentile, in un'intervista rilasciata a Gazzetta del Sud, si dice disponibile, per esempio, ad un dopo scopelliti a tinte rosa, purché
e qui la stilettata è chiara, sia una donna che sappia conquistarsi sul campo la candidatura. Tradotto significa niente imposizioni dall'alto, ci vogliono i meriti. La replica stamattina è in un comunicato firmato da Iole Santelli, che prima puntualizza che il candidato sarà scelto dopo le europee, aggiungendo che, però, le modalità non potranno essere imposte a un singolo partito. Il riferimento è al nuovo centrodestra, che aveva avanzato l'ipotesi delle primarie. E poi continua la Santelli, ancora più esplicitamente, che Forza Italia non accetta che a dettare la linea sia un partito in cerca di una sua identità. Non contenta di questo, aggiunge, prima di discutere di candidature, il partito di Alfano esca dall'ambiguità in cui si trova e poi eventualmente potrà sedersi al tavolo di Forza Italia. Leggendo la nota tutto si può dire, tranne che c'è della sintonia tra le due forze politiche. Non c'è adesso, figuriamoci quando ci sarà da progettare insieme. Per chiudere, un ultimo passaggio dedicato alle polemiche di questi giorni, messe in circuito per creare confusione, ne è convinta la Santelli. E dire che fino a qualche mese fa gli esponenti del nuovo centrodestra e quelli di Forza Italia erano accomunati dalla stessa bandiera. Come cambiano le cose. La cronaca adesso, traffico di stupefacenti. Con questa accusa la Guardia di Finanza ha arrestato un 55enne a Cassano allo Ionio, nel Cosentino, una pattuglia dei Baschi Verdi del gruppo Sibari, durante un servizio di controllo del territorio, ha notato in località Dorio uno strano atteggiamento da parte dell'uomo, il quale, dopo un breve colloquio con un'altra persona, è ripartito a tutta velocità a bordo della sua auto. I militari insospettiti hanno allertato le altre pattuglie della zona, una delle quali è riuscita a rintracciare e a fermare l'automobile. Dopo la verifica dei documenti, i finanzieri, notando l'agitazione dell'uomo, hanno approfondito i controlli ispezionando minuziosamente la vettura. Le fiamme gialle hanno così rinvenuto abilmente, occultato nel vano motore, un involucro di cellophane contenente 260 grammi di cocaina pura. Il 55enne è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Castrovillari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Con la cronaca adesso ci spostiamo nel Reggino, dove i finanzieri, anche sulla base delle indicazioni di numerosi collaboratori di giustizia che hanno fornito utili dichiarazioni indicando la villa come al soldo della Cosca Tegano, hanno ricostruito il patrimonio personale e imprenditoriale degli imprenditori reggini. Attraverso un'accurata rielaborazione dei dati fiscali e patrimoniali acquisiti è emersa in particolare la notevole sperequazione tra redditi dichiarati dagli imprenditori ed incremento patrimoniale accertato. Conseguentemente si è proceduto ad una nuova e definitiva analisi contabile che ha consentito di evidenziare un eccezionale arricchimento patrimoniale dei La Villa realizzato nel corso degli ultimi anni. Il provvedimento di sequestro ha riguardato beni mobili e immobili e attività commerciali, soprattutto nel settore dell'edilizia e del noleggio dei distributori automatici di alimenti. Tra le società cadute nella rete spicca la Calabria Verding SRL, leader nella distribuzione di macchine automatiche per la vendita del caffè ed alimenti. La società ultimamente stava commercializzando una nuova marca di caffè, Caffè La Villa. Tra gli immobili oggetti del sequestro vi è un intero palazzo in corso di realizzazione. I sigilli inoltre sono stati apposti a quote societarie e diverse unità immobiliari. A Montalto Fugo adesso, dove si è svolta l'assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo Mediocrati, la principale realtà bancaria locale calabrese. Vediamo. L'assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo Mediocrati ha approvato il bilancio 2013, che registra un utile netto di poco superiore ad 1 milione di euro. Si conferma sana e molto attiva sul territorio, quella che ad oggi è la banca locale più grande della Calabria, che estende la sua area di interesse anche in Basilicata. Il bilancio della Banca Mediocrati, che oggi conta più di 5.500 soci, è stato certificato dalla Società Internazionale di Revisione KPMG.
ed oggi è la prima realtà italiana e la seconda in Europa a ricevere un rating europeo sulle attività di microcredito, ottenendo una tripla B- in linea con il rating del paese Italia. Mediocrati è poi sempre molto attenta all'aspetto sociale delle sue attività. Non dobbiamo dimenticare che è una banca di credito cooperativo, che è diversa dalle altre banche, che viene da una storia molto antica, e quindi stiamo attenti a tutto quello che si svolge e si realizza nel sociale del territorio, e per cui siamo vicino alle parrocchie, alle associazioni, a tutto quello che si muove nell'ambito del nostro territorio. Nel corso dell'assemblea è stato assegnato il premio La Melagrana d'argento al giudice Giuseppe Falcone, consigliere della Corte di Cassazione e socio della banca. Una banca che vuole essere diversa dalle altre e sempre di più al servizio del territorio. Mediocrati vuole consolidare i dati che ha prodotto e che sta producendo. Deve fare molta attenzione alla sana e prudente gestione, deve salvaguardare questo patrimonio che non è né mio né dei soci, ma è del territorio e del territorio calabrese, che ne ha tanto bisogno di avere una banca locale che sia al servizio delle comunità. Oltre 10.000 i fedeli che hanno partecipato nel giorno della festa della mamma alla manifestazione a Paravati in ricordo della mistica Natuzza. Sentiamo. Voluta al suo tempo da Natuzza, la mistica di Paravati, che tutti venerano come una santa a dispetto del fatto che ritarda ancora un processo di canonizzazione da tanti atteso, le celebrazioni in onore della Madonna in coincidenza con la festa della mamma sono giunte alla 27ª edizione. Una carovana di oltre 100 pullman per almeno 10.000 persone ha gremito Paravati grazie anche ad una splendida e calda giornata di sole. Sì, dalle prime ore del mattino è stato un susseguirsi di fedeli che si sono alternati dinanzi alla tomba di Natuzza e poi a seguire la processione della statua della Madonna realizzata sulle indicazioni della mistica fino al momento cruciale della concelebrazione eucaristica officiata dal vescovo della diocesi, presenti anche le massime autorità civili e militari. Protagonisti, come giusto che sia, i cenacoli di preghiera nati sul pulso di Natuzza che operano ormai in tutto il mondo con fedeli giunti da ogni dove, da tutta la Calabria e le vicine Sicilia e Campania, ma anche da Latina e da Pisa. Una splendida carovana che di anno in anno si caratterizza per la presenza anche di numerose persone che qui, nel nome di Natuzza, trovano conforto ai loro problemi, soprattutto di salute, al punto da far dire che Paravati va trasformandosi in una nuova piccola Lourdes. Allora, per noi i santuari mariani sono, come associazione, sono il fondamento. Noi come meta abbiamo Lourdes, però operiamo anche nei nostri piccoli centri, e qui per noi è diventata una piccola Lourdes oggi, vedere tanti nostri amici in carrozzina, tanti nostri amici volontari che sono qui oggi per testimoniare questo, Paravati come Lourdes. Sentire l'emozione vissuta oggi qui, ad esserci qui. È sempre un'emozione venire da Natuzza. La Calabria si colloca al terzo posto nella speciale classifica per libri scaricati dal web, emerso nel corso della presentazione della Fiera del Libro in programma a Catanzaro dal 19 al 27. Sentiamo. Nonostante i dati statistici sulla lettura nel nostro paese non siano confortanti, soprattutto tra i giovani, la Calabria risulta essere la terza regione d'Italia come libri scaricati sul web. Con questo dato si è aperta la conferenza stampa di presentazione della Fiera del Libro, della Multimedialità e della Musica di Catanzaro, Gutenberg, che quest'anno compie 12 anni. Noi facciamo un'edizione per incrementare la capacità di leggere. I dati dell'ultima inchiesta nazionale Nielsen sono drammatici. Il nostro è un paese che non legge abbastanza. Dalla Calabria credo che ci accingiamo a dare una grande testimonianza di che cosa si può fare per migliorare le performance di lettura del popolo, dei cittadini e degli studenti della Calabria. Saranno ben 37 le scuole coinvolte, 10 le città che ospiteranno gli eventi. Interverranno oltre 50 prestigiosi autori per un unico grande progetto di educazione alla lettura che si svilupperà dal 19 al 24 maggio. Una fiera bella nutrita con tantissimi incontri.
ce ne saranno oltre 100 in tutta la Calabria. Molti di questi incontri si concentreranno poi nel nostro capoluogo di regione. È prevista una grande partecipazione di istituti scolastici, di società civile, di associazioni, biblioteche. Gli autori, come sempre, sono di eccezionale prestigio nazionale, ma anche internazionale. Appartengono all'Accademia Italiana, ma vengono da tante case editrici. Si tratta di romanzieri, si tratta di filosofi storici, scienziati, di saggisti. Insomma, una bella presenza che caratterizza ancora una volta questa 12ª edizione di Gutenberg. Da Catanzaro a Castrovillari, adesso per la Primavera dei Teatri, il servizio. Presentata la 15ª edizione di Primavera dei Teatri, nuovi linguaggi della scena contemporanea, in programma a Castrovillari dal 27 maggio al 2 di giugno. Un'edizione che lancia e stimola, proponendo quest'anno più che mai, un cartellone ricco di prime nazionali che sarà dedicata a Domenico Rigotti, giornalista scomparso da poco all'età di 80 anni. Purtroppo sono diventati due i giornalisti che non sono più con noi, Domenico Rigotti e Giorgio Sebastiano Brizio, due amici anche del festival. Se ne vanno due belle penne che hanno saputo raccontare la seconda parte del Novecento italiano nel teatro. Una vetrina nazionale di altissimo rilievo, 12 prime nazionali e ben 5 le compagnie calabresi, frutto di quel progetto della Regione Calabria denominato Residenze Teatrali, di cui Scena Verticale è stata voce portante. Beh, la cosa più bella è che facciamo 6 giorni di spettacolo, 7 giorni di spettacolo, abbiamo 12 prime nazionali, a conferma del fatto che Primavera dei Teatri è un punto di riferimento per le compagnie del teatro contemporaneo nazionale. Ogni anno Primavera dei Teatri ci stupisce, quest'anno, visto che è il 15esimo, vediamo questa torta, e sopra la torta chi c'è? Ma sopra la torta ci siamo noi. Questa immagine racconta la croce e la delizia del fare una manifestazione culturale, perché comunque porta tantissime soddisfazioni. Però non bisogna nemmeno nascondere che c'è un lavoro immane. Grande successo per il concerto del cosentino Enrico Granafei, apprezzato jazzista al Teatro Rendano. Nell'occasione è annunciata l'intitolazione della Casa delle Culture al drammaturgo Vincenzo Ziccarelli. Vediamo. Enrico Granafei lascia per una sera il New Jersey, dove gestisce un locale notissimo, il Trumpets Jazz Club, in cui si esibiscono i grandi del jazz, non solo newyorkese, per tenere un apprezzato concerto nella sua città. E la città risponde con affetto e riempie il Teatro Rendano, dove Granafei si esibì tanti anni fa, ma non come musicista. È stato il primo posto dove io mi sono esibito, anche se non come musicista, ma come attore. Nella famosa commedia di Vincenzo Ziccarelli, Cristina Asperese, quella è stata effettivamente la mia prima esperienza di palcoscenico, tantissimi anni fa. Nell'occasione il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, che ha premiato Granafei, ma anche i parenti del liutaio Vincenzo De Bonis e del drammaturgo Vincenzo Ziccarelli, ha annunciato che la Casa delle Culture sarà proprio intitolata a Ziccarelli. Ma veniamo al concerto, che è stato preceduto dalla proiezione del documentario che Gianluca Bozzo ha dedicato proprio ad Enrico Granafei e al jazz, intervistando straordinari musicisti. Ad accompagnare Granafei sul palco del Rendano sono stati prima Giuseppe Maiorca e poi Roberto Scornajenchi. Infine il trio del pianista castrovillarese Danilo Blaiotta, con Fabrizio Lafauci alla batteria e Silvio Ariotta al contrabbasso. Ed è stata una vera festa del jazz, anche se l'inedito quartetto suonava per la prima volta assieme. Interpretati alcuni noti brani jazz, ma noi vogliamo lasciarvi alle note che Granafei dedica con molta ironia e anche tanto amore per la sua Cosenza al Cuggiuriergio, e anche questo è jazz. Ba 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 ba
uno sguardo al meteo. Buon inizio settimana da cosenzameteo.it. Lo scenario europeo è caratterizzato dalla presenza di una vasta area di basse pressioni sull'Europa centro-settentrionale, contrastata dall'anticiclone delle Azzorre che con le sue propaggini orientali sta interessando, ed interesserà anche domani, la nostra regione apportando tempo stabile e mite. Tale situazione però è destinata a mutare velocemente nel corso delle prime ore di mercoledì, quando una perturbazione atlantica tenderà a invadere col suo fronte freddo la nostra regione, apportando un deciso calo termico e isolate deboli piogge. Nel frattempo diamo uno sguardo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Martedì tempo variabile con schiarite e annuvolamenti per nubi medio-alte e temperature in ulteriore lieve aumento sulla Calabria meridionale. Passiamo quindi ad analizzare lo stato di mari e venti. Martedì tutti i mari saranno generalmente poco mossi, con il Tirreno che presenterà moto ondoso in rapido aumento nel corso della serata. Venti che tenderanno a disporsi da maestrale sul Tirreno con intensità debole o più moderata in rapida intensificazione nella serata. Sullo Ionio invece, i venti nel corso della giornata spireranno da sud debole o più moderati, tendendo a disporsi anche qui dei quadranti occidentali e ad intensificarsi in serata. In chiusura, ricordo che per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteo, potrete consultare, oltre che il nostro sito www.cosenzameteo.it, anche la nostra pagina Facebook Cosenza Meteo, su cui troverete notizie dell'ultima ora, foto, video e reportage dalle zone più belle della nostra regione. Bene, l'appuntamento odierno con le previsioni del tempo termina qui, grazie e arrivederci. E non ci sono aggiornamenti di rilievo, dunque il nostro telegiornale termina qui. Io ringrazio regia Michele Cavi, messi in onda Giuseppe Costanzo ed auguro a voi tutti un buon proseguimento di serata.